Amici, con noi al telefono un'associazione di categoria che apprezziamo moltissimo, che ha a che fare con quelli che amiamo chiamare contadini. Scarpe grosse e cervello fino. Esatto, come mio nonno, me lo diceva sempre. Secondo Scanavino, che è il presidente di CIA, che è la Confederazione Italiana Agricoltori. Ciao secondo, detto Dino. Eccoci. Presidente, ciao. Buonasera. Ciao Dino. Buonasera, ciao, ciao. Allora, se qualcuno dice che sei il presidente della Confederazione dei Contadini, non ti offendi, vero? Assolutamente no, assolutamente no. Esatto. Anzi. Che succede? Quei signori lì che hanno magari piccoli appezzamenti, che hanno quelle fantastiche aziende a conduzione familiare, che sono i paladini delle biodiversità e tra l'altro sono anche la protezione civile, perché sono quelli che tengono a posto le colline, i corsi d'acqua, gli scoli, i boschi. Come stanno in questo momento? Beh, diciamo, noi siamo caduti in questa situazione della pandemia in un momento in cui già ci stavamo occupando proprio delle cose di cui parlavi tu, cioè di questi tutori del paesaggio, tutori del territorio, tutori anche della ruralità, di tutto quello che accade in queste aree che ogni tanto ci accorgiamo che ci sono, che sono tutte le aree appenniniche, tutti i luoghi in cui non arriva la banda larga, in cui a volte non arrivano nemmeno i servizi più essenziali, però lì vivono 8-9 milioni di persone in Italia. Quella zona lì noi la soprannominiamo sempre la colonna vertebrale del gusto, il tanto osannato Made in Italy è mantenuto da questi contadini custodi, che se non ci fossero sarebbero proprio una perdita di valori. E quindi già c'erano delle probabilità, noi avevamo un progetto che avevamo il paese che vogliamo, che teneva conto proprio di queste cose, e ci provavamo a mettere assieme, proveremo ancora perché non è finita, a mettere assieme un progetto che diciamo sensibilizzi anche le autorità pubbliche, i governi rispetto a questa esigenza e a questa funzione importante di questi cittadini, che sono prima che contadini, agricoltori, sono cittadini. Cioè, italiani oggi, peraltro. Sono italiani. Oggi queste famiglie sono in difficoltà più di prima, perché i mercatini, che erano il luogo in cui loro andavano a vendere le loro merci, sono chiusi. La ristorazione, quella di alta qualità, che faceva riferimento alle particolari formaggi, le particolari verdure, le particolarità che si trovano appunto in quei luoghi, è chiusa, e quindi siccome quei soggetti non vanno nel circuito della grande distribuzione e nelle piattaforme di distribuzione dei mercati generali, sono molto in difficoltà. Presidente, ma magari al posto del trattore un paio di droni? Sì, può darsi pure che servano, ma oggi diciamo noi siamo ancora orientati soprattutto in quelle aree ad una stagionalità, ad un rapporto più diretto con la natura, con gli animali, no? Certo. E quindi un po' il nostro valore aggiunto in quelle zone. Poi abbiamo luoghi in cui invece ci vuole il GPS, i droni e quant'altro. Dino, ma qualcuno di voi si è organizzato con la vendita porta a porta, con un po' di consegne direttamente dal campo alla casa, o ancora mancano le infrastrutture per poter permettere a questi agricoltori di portare la loro merce prelibata direttamente al consumatore? Ma guarda, noi abbiamo un'associazione che si chiama La Spesa in Campagna, sì. Che si è organizzata. Peraltro abbiamo provato a fare un'iniziativa che io ritengo molto carina con la nostra associazione dei giovani Spese in Campagna, Le Donne in Campo, che è l'associazione delle imprenditrici agricole, e l'associazione dei pensionati nostra, e che raggruppa 500.000 pensionati, quindi una cosa grossa. Abbiamo provato a dire, siccome gli anziani in particolare devono rimanere a casa, li portiamo a mangiare noi. Hanno aderito, credo ormai siamo 2.000 aziende in Italia, che hanno su una piattaforma che noi abbiamo messo a disposizione come organizzazione, e si contattano, dopo si danno anche una parola d'ordine per evitare che
qualcuno suona il campanello dell'anziano e entra in casa e faccia delle cose malfatte, no? E certo, si è avviata questa relazione. Allo stesso modo abbiamo fatto con gli agriturismi, cioè abbiamo provato a dire alle famiglie che generalmente la domenica andavano al pranzo della domenica in agriturismo, beh, noi ve lo portiamo a casa. Esatto. Diciamo che ce l'abbiamo fatta in parte, ce l'abbiamo fatta da qualche parte, non ce l'hanno fatto fare l'autorità perché poi le interpretazioni sì, sono varie. Però insomma, abbiamo tenuto un rapporto con i cittadini che ci venivano a trovare tutte le domeniche, ogni due o tre domeniche, ecco. Bisogna mantenere vivi i rapporti, poi il mondo tornerà a sorridere, speriamo. Speriamo. Dino, dalla campagna arriva un grido di allarme, lo abbiamo sentito anche ascoltando i vari telegiornali, manca manodopera. Anche nelle vostre aziende succede lo stesso problema? È vero che ci sono dei pensionati che magari tornano a dare un po' una mano? Si chiede a coloro che sono cassa integrati, a coloro che sono disoccupati, di scegliere la campagna? Potrebbe essere questo un bel percorso? Sì, noi ci stiamo provando. Beh, intanto il governo ha fatto una cosa molto importante, cioè ha detto che fino al sesto grado di parentela si può gratuitamente andare ad aiutare gli agricoltori. Certo. E quindi il sesto grado di parentela, insomma, andiamo un po' piuttosto avanti. Nell'Ottocento si va. Ma se uno fa il calcolo in sette passaggi arrivo a Obama, quindi manca uno. Altro che trattore, cioè ci vuole l'asino. No, e quindi abbiamo recuperato questa cosa che è anche una cosa bella, no? Dell'aiuto disinteressato dei familiari nei periodi di raccolta, in particolare pensiamo alla vendemmia, no? Cioè abbiamo fatto film, scritti libri sulla festa della vendemmia. Dopodiché ci sono le grandi raccolte che sono alle porte, alcune sono già iniziate, pensiamo alle fragole, e poi ci saranno le pesche, le albicocche, e poi la vendemmia, via dicendo. I pomodori, pomodoro. Chiaro. Lì abbiamo bisogno di manodopera, insomma, in quantità importante, che lavori, no? E gli extracomunitari, soprattutto i romeni, che non sono extracomunitari, sono europei, hanno problemi di mobilità sociale, cioè sono chiusi come l'Italia, c'è il coronavirus, quindi non arriveranno in modo molto più limitato. Corridoio verde è importante, però le disposizioni sanitarie sono quelle. Allora, noi abbiamo provato a dire, mettendo anche in piedi la piattaforma di incontro tra domanda e offerta, tra chi vuol lavorare, tra gli agricoltori, noi ci siamo messi a disposizione, lo facciamo in tutte le province, apriremo questo servizio e proviamo a incrociare chi è in condizioni, diciamo, che non sta lavorando perché è in cassa integrazione, cittadinanza, eccetera, no? Se è disponibile a venirci a dare una mano. Ovviamente lo contrattualizzeremo, dovrà essere una cosa molto, diciamo, molto smart, molto leggera, poca burocrazia. Lo Stato ci guadagnerà pure, perché insomma, in qualche modo, noi se li paghiamo noi, non li pagherà lo Stato, no? Adesso io faccio un ragionamento molto basico, però però è così, no? Misuriamo anche un po' l'attenzione che c'è da parte dei cittadini verso questa attività, che diciamo è anche molto meno faticosa di un tempo, perché oggi le macchine aiutano, anche i piccoli agricoltori ce l'hanno, e insomma si lavora con più, è meno pesante il lavoro. Però ce la farete, noi siamo convinti, caro Presidente, perché ci vuole ottimismo. Allora noi ringraziamo, secondo... Ce l'abbiamo sempre fatta, ce la facciamo questa volta. Per noi, amici, è Dino Scanavino, Presidente di CIA, che è la Confederazione Italiana Agricoltori. Fede, il melone, dai, forse lo mangiamo. Ma lo mangiamo senz'altro, grazie a questi contadini custodi di CIA.